saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da tanto tempo. Torniamo nuovamente a parlare di Via Adriano. Qui siamo in Via Ugo Tognazzi, una via privata. Questo è un complesso di villette che sono purtroppo abbandonate e, come le vedrete adesso, è la situazione in cui stanno dopo il fallimento dell'immobiliare Pasini di Sesto. Qui cominciamo a vedere già un po' di materassi. Il posto purtroppo è utilizzato da dei giovani tossici, da dei senza tetto, come ultimo rifugio. Diciamo che non esistono pernotti continuativi, ma ogni sera qui dentro si trova qualche disperato, qualche poverino che in mano alla droga, all'alcol e a problemi magari psichiatrici, viene qui per passare la notte, si fa le grigliate, abbiamo trovato le griglie per cucinare, il cibo. E seguiteci, vi facciamo vedere qualcos'altro.
prendi e noi siamo alle tue spalle. Qui è stato occupato tutti i danni possibili e immaginabili, come potete vedere. Qui c'è merda fresca che ci sta, scusate, a significare che questo è il locale bagno. Possiamo anche uscire perché la puzza è incredibile. Questo per tutti quelli che ci avevano da dire che qui dentro non c'è nessuno. Scatola di biscotti? No. No? No. Ah sì, biscotti arabi. Biscotti arabi, biscotti arabi. Ok, questa è la scatola salire. Sì. Come ultima chicca, in questo luogo abbiamo trovato un paio di lettere di addebito e di accredito che ci stanno a indicare che forse qualcuno qui dentro prende dei soldi in qualche maniera. Le somme sono di 1.000 e addirittura 8.000 euro, sono datate 9 febbraio 2017. Boh. Sorpresa nella sorpresa, sportello banca all'interno delle villette di Via Ugo Tognazzi. Siamo sempre in Via Ugo Tognazzi, questa è la rampa dei box. Direte, come mai siete venuti nei box? Pensavamo di non riuscire a entrare, ma fortunatamente abbiamo trovato un nuovo varco. E guardate qui, qua c'è le buche. Fammi luce, mettila alta. Cazzo, ma qua c'è gente, diavolo, eh. Perché c'è gente qui, eh.
Ed eccoci signori, amici, in chiusura di questo nuovo servizio di Milano Trash con il Comitato Antiracket Antiabusivismo e il City Report. L'ultimo bivacco che abbiamo trovato in uno dei box è questo qui. Tutto il resto lo potrete vedere giovedì alle 22 sul canale 13 Telereporter con Vladimiro Poggi. Per oggi vi salutiamo e seguiteci. E voilà, un altro ingresso di queste villette. Qui siamo nel nuovo complesso, quello a fianco dove siamo stati ora. Ecco,